Brava Paola. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi, come al solito, prepariamo una ricettina semplice, veloce, ma diciamo di sicuro effetto. Facciamo dei maccheroncini con filetti di tonno rio mare, pomodori confì e crema di zucchine e basilico. Iniziamo facendo i pomodorini confì. Allora, il pomodorino confì si può fare in tante maniere. La scelta del pomodoro è la cosa principale. Tutti usano i ciliegini e i datterini, che però secondo me sono un po' troppo acquosi e rischiano di spappolarsi. Per cui noi abbiamo preso questi pomodori qua, che sono i piccadilli. Sono un po' più grossi dei datterini e si asciugano di meno, per cui rimangono più polposi. Andiamo a mettere i nostri pomodorini rivolti verso l'alto, così. Guarda, neanche farlo apposta, perfetto. Ok, zucchero di canna, andiamo a metterne un pochino sopra che aiuta a caramellare. Sale, questo ci aiuta a togliere i liquidi del pomodoro. Pepe e un goccino d'olio. Io vi consiglio un 150 gradi, anche 140, un'oretta. Vado a metterli in forno. Noi, con i nostri potentissimi mezzi tecnici, i pomodorini li abbiamo già preparati, per cui vedete come sono rimasti carnosi? Questo perché abbiamo scelto il pomodoro giusto, ma soprattutto perché abbiamo fatto una cottura lenta. Adesso prepariamo la crema di zucchine. Base cipolla. La tagliamo finemente, postiamo la pentola che useremo per l'acqua, prendiamo la nostra padella, un giro d'olio. Mettiamo subito a padella fredda già la cipolla. Io vi do anche un altro consiglio quando fate questo tipo di preparazioni, di mettere subito il sale. Perché? Perché tirando fuori il liquido, il soffritto si annacquerà sostanzialmente, quindi la cipolla stuferà più lentamente. Zucchine. Tagliamo le due estremità e non la tagliamo a metà, ma la tagliamo direttamente a rondelle, così, perché tanto appunto dobbiamo andare a frullare. Iniziamo a buttarle dentro. Andiamo a fare questa operazione a fiamma altissima, in modo tale che le zucchine si cuociano velocemente senza brustolirsi troppo. Se prendono quel colore un po' sbruciacchiato, anche la crema avrà un colore non molto piacevole. E noi la vogliamo tenere super verde. Lo sale. Basilico abbondante. E andiamo a frullare le zucchine in crema. Basilico. Stacchiamo le foglie dal gambo e ci mettiamo un goccino, ma giusto un goccio, d'olio. Guardate com'è venuta la salsina, la crema. Bella cremosa, ma assolutamente senza grumi. Questa qua la metteremo alla base del piatto e farà una sorta di base per la nostra pasta. A proposito di pasta, caliamo la pasta. Prima mettiamo due pizzichi di sale grosso e via, dentro la pasta. Mettiamo i confì nella ciotola grande, ci mettiamo del caciocavallo e la pasta la scoliamo direttamente qua dentro e la condiamo in questa bowl. Ci mettiamo già subito un mestolino d'acqua di cottura per scioglierlo un pochino, un po' di pepe nero che tira fuori col caldo dell'acqua tutti gli aromi. Appena la pasta è pronta la scoliamo qua dentro. Pasta cotta al dente, prendiamo una sorta di schiumarola per scolarla, in modo tale che ci teniamo l'acqua di cottura qua di fianco, che ci può sempre servire. E ora con la forchetta, perché ci darà una mano a schiacciare un po' i pomodori, andiamo a girare il tutto. Vedete che la pasta è diventata bella rossa, anche se non l'abbiamo saltata con una salsa. Questo perché i pomodorini erano belli succosi. Ci mettiamo ancora un pochino di formaggio per renderla ancora più golosa e una macinata di pepe nero. Siamo prontissimi per impiattare. E adesso con un cucchiaio prendiamo i nostri maccheroncini e andiamo a metterli sulla crema. Ed infine mettiamo il filetto di tonno rio mare e lo lasciamo così intero, in modo da poter assaporare la consistenza carnosa e soda. E finiamo con la scorza di limone. E voilà ragazzi, piatto quasi gourmet, ma partendo da materie prime assolutamente semplici, facili da reperire e direi alla portata di tutti. Provatelo a casa e fatemi sapere. Ciao!